Teledurruti, Fulvio Abbate. Con la vittoria di Elly Schlein, che diviene dopo le primarie segretario del Partito Democratico, quest'ultimo, il Partito Democratico, avvia una propria trasformazione in club, il Club Schlein. Con tutti i suoi limiti condominiali, il Partito Democratico, sebbene le carenze che chiunque ha avuto modo di riscontrare, assomigliava a un partito così come i partiti si configurano. L'hanno immaginati come condomini litigiosi, correnti e quant'altro, liti sui millesimi. Con l'arrivo della Schlein, che porta con sé una subcultura che è quella che in questi anni ha nutrito l'idea della società civile, dei girotondi, quest'idea virtuosa, radicata tendenzialmente tra i cosiddetti ceti medi riflessivi, per semplificare coloro che vanno a vedere i film di Nanni Moretti e credono a Nanni Moretti quando quest'ultimo indica in tal Pancio Pardi il possibile nuovo leader della sinistra. E quindi questa trasformazione in club appare evidente, portando con sé tutto il conforto amichettista. Un pensiero che riesce, se i congressi dei partiti un tempo producevano atti, mozioni, al posto delle mozioni giungono le emozioni. Può bastare un semplice emoticon ad esprimere una posizione politica. E visto che c'è un anniversario per Lucio Battisti, perfino emozioni potrebbe idealmente, diciamo, rappresentare un'opzione culturale. Mi direte, stai semplificando? Certo che sto semplificando, ma credo che il Club Schlein possa darmi lezioni di semplificazione, di negazione della complessità, nel momento in cui indica Occhi di Gatto, una canzone sigla di un cartone degli anni 90, come inno femminista. Il Club Schlein è questo. Molto triste che nella sua incapacità di trascendere il candore a sinistra qualcuno pensi che il Club Schlein possa essere davvero antagonistico rispetto alla destra meloniana e salviniana che in questo momento governa il paese, perché quella destra nel suo orrore regressivo incarna un sentimento che in questo paese, per l'appunto regressivo, esiste ed è egemone. Che tipo di sentimento? Il Club Schlein si chiama tra loro al telefono per dire: sai, ho visto l'ultimo film, sta per uscire l'ultimo film di Nanni, il prossimo film di Nanni Moretti, andiamoci, mi raccomando. Quegli altri si chiamano invece, il mondo Giorgia Madre Cristiana Italiana, si chiamano per dirti: sai, c'è la prima comunione di mia figlia,
Enza, fra una settimana. Verremo. Mi raccomando, venite. Ho già da parte i confetti per voi. Il Club Schlein. Fulvio Abate.